Ma pure qua, non ti preoccupare, andremo dal comune. Sì, 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 sì. Ci dividiamo. Cine. No, no, dividiamo no. Poi siamo un po' qua, perché questo deve comprendere anche la polizia. Questa è anche una mancanza di rispetto. Insomma, questa mattina si vuole soltanto far rispettare i diritti di queste operatrici che da oltre 10 anni servono gli utenti di tutto questo comprensorio. Ma con la differenza che si sta avvicinando una soluzione che non è quella che era stata prospettata nel mese di novembre. Perché deve essere chiaro un'altra cosa, il servizio pubblico per il quale serve questo consorzio è sospeso da quasi 50 giorni. Oggi dovevano loro, o volevano meglio detto, riprenderlo mettendo completamente da parte 40 signore che da oltre 10 anni servono questi utenti. Senza una spiegazione, senza una motivazione, le signore oggi si trovano disoccupate. Attendiamo dalla politica, perché questo è quello che deve essere chiaro oggi. Il consorzio ha una gestione politica. I sindaci sono quelli che hanno nominato questo direttivo, questo gestore del consorzio, e loro questa mattina devono dare risposte. La temperatura oggi di questo problema è alto, non vogliamo superarlo e andare oltre. Allora, noi siamo arrivati in una situazione precaria, cioè no, dopo tanti anni che stiamo facendo questo lavoro, loro ci vogliono cacciare fuori. Per quale motivo? Perché cioè, è un lavoro già un po' difficile da per sé. E poi dopo tanto tempo, perché loro hanno cercato di creare un circolo vizioso in questo mondo, cioè non siamo salvaguardati da nessuno, cioè non se ne può più, cioè, non è giusto che noi lavoratori dobbiamo sempre lottare per i nostri diritti. Cioè, e poi questo lavoro anche da per sé è un lavoro, non è facile a svolgerlo, già ci mettono a livelli mentalmente tragici e si arriva in queste condizioni che ora basta. I motivi che la cooperativa nel 2010 c'è questo, che non ci sono avvenuti pagamenti, noi ci siamo rivolti un po' agli avvocati per farci aiutare. E dopo tanto i pagamenti sono incominciati a venire, però al primo dicembre del 2014 la cooperativa ha dovuto lasciare perché anche lei stava in sofferenza e noi da dicembre 2014 siamo disoccupate, non andiamo più a lavorare. Ora, dopo tanto tempo, il consorzio si è accorto che gli utenti avevano bisogno, ha chiamato una nuova cooperativa, però non ha convocato noi. Ha convocato altre operatrici, che non è giusto per questa situazione.